Sei stato uno dei grandi tribuni televisivi degli anni 60. Parlo dei tuoi indimenticati interventi alle tribune politiche. Ci racconti come ti preparavi, se ti emozionavi, divertivi, arrabbiavi davvero? Sì, grande tribuno, un po' eccessivo. Io beh, sì. No, era una cosa molto, allora era una cosa molto impegnativa, sì. Io mi preparavo molto attentamente, perché era una novità assoluta. Pare che fossi molto aggressivo, e può darsi, ma la verità, il punto era un altro, era che non si era mai visto in televisione un rapporto così e dire delle cose, non si erano mai dette delle cose che magari la gente pensava. Non so, scoppiò allora, non è che andavo lì a dire cose generiche, oddio, dicevo anche cose pesantissime, mi ricordo che dicevo sempre la Democrazia Cristiana, che è il partito più corrotto d'Europa, e continuavo. Questo fatto arrivava alla gente in quegli anni come una cosa enorme, no? Aveva quindi un effetto. Ho visto che l'Unità ha ricordato queste cose perché mi pare cos'è un anniversario delle tribune politiche, insomma ci deve essere un qualche anniversario. Allora l'Unità ha fatto una pagina intera per ricordare queste cose e ho visto con piacere che non ha ricordato affatto che io andavo lì come condirettore dell'Unità. Ora lo stiamo ricordando. È quello che si chiama settarismo, sai? Sai quella domanda che mi hai fatto tempo fa? Hai mai contato quanti editoriali hai scritto in vita tua? No, ma assolutamente troppi. Troppi. Molti, tanti, sai, 40 anni. Perché hai battezzato i tuoi editoriali degli anni 80 Parole al vento? Che sono usciti in volume, no? Ah, perché facendo questo mestiere la sensazione di che siano parole, insomma, fiumi di parole che lasciano una traccia molto labile e diventa, specialmente con gli anni, una forte sensazione. Per di più io scrivo cose, sostengo spesso posizioni che sono molto minoritarie e che quindi evidentemente non hanno mai la sensazione che diano dei grandissimi frutti, insomma. Nel 69 tu sei stato radiato dal PC. Per quelli che non lo sanno, ci racconti il perché? Il perché? Sì. Noi, senza qualcuno, fare tutta la storia, no. Però proprio insomma è abbastanza semplice. Io pensavo con qualche altro con me che ci fossero due o tre cose fondamentali che non andavano più bene nel PC. PC di quegli anni. E queste erano, prima di tutto, una struttura interna troppo rigida, in cui sì, tu potevi anche non dirti d'accordo, ma questa era una cosa che restava completamente priva di conseguenze. Non avevi nessuna possibilità di scambiare delle tue idee, di confrontarti con altri su queste, poi perché questo diventava frazione, diventava cosa proibitaci. Quindi quel centralismo democratico, la impossibilità, la illegittimità oppure la legittimità, la sovranità limitata del dissenso, insomma qualcosa che impoveriva la vita complessiva, non che io volevo questo, dicevo guardate così questo corpo non vive, non produce intelligenze nuove, non cresce su se stesso, un punto. Un altro punto era che era venuto in luce la natura dei paesi dell'est, sì. E che noi dicevamo bisogna non tanto prenderne le distanze, ma andare a vedere, insomma, spremersi la testa, rianalizzare e rigiudicare, sì, quelle realtà. Anche perché se non lo faremo subito, poi ci precipiterà addosso la fine del mondo e noi saremo impreparati a questo, come è successo. L'altro punto ancora era, guardate che stanno succedendo in Italia una quantità di cose, movimenti, sono nuove generazioni, insomma sono cambiate una quantità di cose e noi siamo diventati un po' insensibili a questo, non abbiamo più neanche gli strumenti, non il polso, la percezione, ci stiamo isolando da tutto questo e stiamo privilegiando troppo la politica
la politica, la politica tradizionale, stiamo perdendo le radici sociali, o perlomeno non le stiamo, questi erano i punti. Porre queste questioni era in sé un elemento che rispetto alle regole che esistevano allora nel partito era, inammissibile. Era considerato inammissibile. E quindi questo portò a noi, non ci tirammo indietro, pubblicammo una rivista, e già questa era una cosa che sembrava pazzesca, tu pensa che cosa che era banale, che era il manifesto mensile, già questo sembrò un atto di rottura. Ecco, questo è quello che è successo, e allora noi siamo stati messi fuori. Senti, mi sembra che Aldo Anatoli disse che ci errore ci fu gravissimo per il PC. Sì, e secondo me è lì, in quegli anni, sono gli anni in cui, la fine degli anni 60, sono gli anni in cui il PC ha perso l'autobus del proprio rinnovamento, o perlomeno del gettare le premesse del proprio rinnovamento. Quindi ha chiesto un ritardo che poi è scontato, come oggi si vede, in modo mortale. E a te è rimasta da qualche parte una cicatrice di questa, cioè un dolore, diciamo, che forse, ecco, forse è più giusto dire un remoto dolore, come diceva Gadda. Beh, certo, non è stata una cosa indolore, no, non è stata una cosa. Anche perché questa cosa in verità, nonostante che sia tutto cambiato, eccetera, ma non è mai stata sanata del tutto, non da parte mia. Vorrei farti una domanda sull'amore, cioè l'amore ti ha interessato? Ti interessa, ti ha coinvolto, magari travolto, ti ha prevaricato? Perché una domanda sull'amore ci vuole. L'amore è una di quelle parole molto così che mi mettono subito sulla difensiva. Ma insomma, io mi sono sposato giovanissimo ed ero molto innamorato. E poi sì, credo di sì. Sì, la mia vita è segnata dall'amore, insomma, io voglio usare un altro bene, non so. Va bene. Da questo che tu chiami, insomma, dai rapporti sentimentali, oppure dai rapporti amorosi, oppure dalla. Perché ci sono persone. Io ho molto, adesso non si può, non so, forse non lo devo dire, ma. Le donne danno una forte attrazione su di me, anche se credo che questo non piaccia, non si deve dire, perché è un modo di vedere la femminilità che non viene facilmente frainteso. Devo dire che anche adesso ho un rapporto coniugale intenso. Intenso. Da inviato dell'Unità, tu seguivi le campagne elettorali di Togliatti, hai qualche ricordo interessante, divertente, buffo? Ma io ho sempre detto che Togliatti, per me, era un uomo che io provavo simpatia, molta timidezza e soggezione. Se tu invece mi dici proprio il ricordo che io lo seguivo, no, quello non è un buon ricordo, perché io mi ricordo, io correvo disperatamente dietro questo personaggio che faceva i suoi comizi, i suoi discorsi, eccetera, che camminava con tutto, insomma, aveva una sua dimensione. E io lo seguivo con mezzi acrobatici, che io non viaggiavo con lui e con l'insieme, io mi arrangiavo, prendevo il treno, facevo delle cose, lo seguivo con un certo affanno. E era piuttosto difficile, bisognava stare molto attenti, perché allora ti fai il discorso, lo fa alle 7, allora ti chiedi gli appunti prima, fai la cosa prima, poi tu non potevi sbagliare, allora insomma era una cosa piuttosto delicata. Quindi io lo ricordo come un lavoro, insomma, ecco, non come una cosa lusinghiera, no, proprio no. È vero che nei primi anni 60, quando Togliatti ebbe la sensazione che all'interno del gruppo dirigente del PC si intensificasse la lotta politica contro di lui, si confidò con te?
Sì, una volta però esagerata a dirla così, molto, sì, in una pausa di una riunione del Comitato Centrale, mi pare che mi disse, io non so poi perché a me, ma perché io già allora facevo un po' di, insomma ero un po' inquieto, si vedeva che avevo dei dissensi, ma non era questo, perché io non ho posto qui. E lui mi disse, vedi, io potrei anche ritirarmi, ma se io lo facessi adesso il partito non capirebbe. Poi mi disse questa frase e non so perché, era molto... Non si poneva allora in realtà questo problema, però accadde un episodio e lui venne attaccato mentre non era in Italia per una cosa che uscì su Rinascita. E chi lo attaccò? No, ma questo per ricordarlo a tutti, perché io... Ne approfittò un po' il gruppo dirigente, mi pare un po' alicata sollevò il problema. Anche Enrico Berlinguer era sardo come te. Quali affinità isolane vi legavano? Tu hai scritto un bellissimo editoriale per la sua morte, a un amico. Sì, sì. Ma cioè era un'affinità, vai a capire, isolano, oppure perlomeno lui non credo che non abbia mai umanamente frainteso la mia posizione politica o il mio dissenso, non l'abbia mai considerata come una tradimento, modo di dire, no? E io gli ho sempre riconosciuto che i suoi errori erano sempre compiuti con una certa dignità. E per una ragione che aveva una sua forza, sì. non era una politicante. La psicanalisi è uno strumento di conoscenza che ti interessa? Mi sembra una cosa, ma posso sbagliarmi, molto approssimativa. Credi che sia comunista anche il tuo inconscio? Sì, per me il comunismo è anche un istinto. Che te ne importa della patria? Messa così, nulla, nel senso che è una parola proprio compromessa, di cui è sempre stato fatto un uso. In generale quando si dice patria vuol dire che ti viene data una grande fregatura, questo è tipico, no? Quasi sempre prepara un macello. Quindi da questo punto di vista niente. Se poi invece tu la chiami come il paese in cui tu vivi, sì, la società che ti è intorno, naturalmente me ne importa molto, in fondo non mi occupo d'altro. Quando guardi per aria in una notte stellata, pensa anche a Dio? O credi che a Dio ci debbano pensare solo i teologi e i credenti? Il dubbio della fede ti ha mai sfiorato? Guarda, il cielo stellato non c'entra. Il cielo stellato ormai uno guarda perché in estate è bellissimo, eccetera, ma non è tramite. Una volta un simpatico redattore dell'Unità, il capo dei servizi esteri dell'Unità nei primissimi anni, che era uno di provenienza cattolica, un cattolico, adesso non lo nomino, ma che è tuttora uno storico importante, cattolico, mi disse che io avevo un'anima religiosa. Roba sua, Mi fermo qua. Che spazio ha nei tuoi pensieri la morte? È eccessivo. E nella tua esperienza che spazio ha la malattia? Eccessivo.